Padova è stata prima di tutto una bella partita. Fuochi d'artificio nei primi minuti con addirittura 3 gol. Vediamoli subito. Va in vantaggio l'Udinese con Balbo che firma la sua 6ª rete in campionato. Rivediamo con le immagini riprese dal campo. Pareggia il Padova con Albertini, autore di una bordata da fuori area, di quelle che si ricordano. La risposta dell'Udinese è immediata, con i due argentini protagonisti. Coglie il palo Balbo e fa centro Sensini. Nel finale del tempo il Padova raggiunge il meritato pareggio. Lo stacco di Parlato è stratosferico, 2-2. Nella ripresa si attendeva un Padova chiuso a riccio per difendere il risultato, ma i biancorossi di Colautti pensano invece di giocare uno scherzo all'ex Buffoni e operano di rimessa con grande determinazione. Si iscrivono però al Festival delle occasioni mancate e graziano Giuliani e l'Udinese. Dopo Putelli, Galderisi. Ancora Putelli. Ancora Galderisi. E infine Murelli. Lo spunto finale di una partita di gran livello tra due squadre che sono in forte crescita è di Balbo. Soddisfatto Buffoni per quanto ha prodotto la sua squadra e per le ulteriori possibilità di crescita che ha confermato di possedere. Eccolo al microfono di Claudio Coiuti. Sono convinto che aver tenuto questo ritmo su questo terreno per una squadra come la nostra, che incontrava la giusta contraria, è l'unica squadra che credo che possa mettere in difficoltà per la sua agilità e per la sua velocità, credo che abbiamo fatto comunque una buona partita. Mugugno un po' l'allenatore del Padova Colautti, ma un pari a Udine non può lasciargli certo l'amaro in bocca. Noi oggi meritavamo di vincere, sapevamo che era una partita difficile, ma come del resto facciamo sempre, siamo venuti a giocarla a viso aperto e abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a nessuno, anche se quest'Udinese è una grossa squadra che ci poteva punire in qualsiasi momento della partita, però abbiamo fatto vedere anche noi che siamo un'ottima squadra, ben disposti in campo, e oggi ci è mancato quel pizzico di fortuna e poi la bravura di Giuliani a parare 2 o 3 tiri veramente bellissimi.